Pianeta Terra. Tutta l'energia del mondo era concentrata in un'unica centrale elettrica e tutti gli abitanti della Terra se ne servivano comodamente. Un brutto giorno, un enorme asteroide colpì la centrale e l'intero pianeta rimase completamente al buio. Diversi furono i tentativi per riparare al danno causato. Gli scienziati stessi provarono a ricostruirla allo stesso modo, ma invano. Un ricco e astuto imprenditore dell'epoca approfittò del momento e aprì una grandissima azienda internazionale che produceva candele. I suoi lavoratori erano milioni di persone schiavizzate. Gli scienziati, stanchi della tirannia di questo orribile uomo, da un laboratorio segreto lanciarono dei messaggi criptati di aiuto verso l'universo, nella speranza che qualcuno o qualcosa li avrebbe un giorno salvati. Ehi, stecchino! Non combinere mai niente nella tua vita, è inutile che vai a scuola. Mangiati un panino piuttosto. Lasciami stare! Perché? Se no cosa fai? Lo dici alla mammina? Perché tutti ce l'hanno con me? Non vedo l'ora di finire gli studi e scappare via da questo posto. Ehi, fallito! Hai visto qui che bolide che ha preso mio padre? Tu non potrai mai permettertelo. Non vedi che metti gli stessi vestiti ogni giorno? Questa navicella può andare da qualsiasi parte dell'universo. Ma che parlo a fare con te che tanto non potrai mai provare? Sembra il pianeta Terra questo, ed ha pure lo stesso simbolo che rappresenta il nostro pianeta. Sarà forse un segno del destino? Ma come faccio a raggiungere il pianeta Terra? Questa navicella può andare da qualsiasi parte dell'universo. Ritornato nella navicella, Roy. Accensione motori. Itinerario di viaggio impostato su pianeta Terra. Pronti alla partenza in 5, 4, 3, 2, 1. Ciao cara, chissà quando finirà questa situazione. Siamo tutti sfiniti. Mi raccomando, studia sempre, così potrai trovare una soluzione a questo problema. Certo, mamma, andate a riposarvi. Ti prego, fa che questa situazione termini. Chi sei? Io sono Spock e vengo dal pianeta Electron. Sei un alieno? Esatto, ho trovato questo e mi ha condotto qua. Ma questi sono i messaggi di aiuto mandati anni fa. Mio padre me ne parlò un giorno. Sei il nostro salvatore! Salvatore? No, io mi chiamo Spock. Intendo che sei qui per aiutarci. Ora ti spiego. Da quando Roger ha preso il potere con la sua impresa di candele, siamo tutti sfruttati. Ma se l'elettricità dovesse tornare sulla Terra, il suo impero crollerebbe e tutto ritornerebbe alla normalità. Ah, capisco. Ma io come posso aiutarvi? Non so nulla sull'elettricità. Ma come? È tatuato sul tuo corpo. Qualcosa vorrà dire. Sì, diciamo che noi viviamo in un pianeta dove l'elettricità viene prodotta dai grandi, ma non so come. Lo scopriremo insieme.
Io sono Nicole e studio per poter diventare una scienziata e salvare il pianeta. Come mai sei venuto qui? Nel mio pianeta nessuno mi apprezza. Sono deriso da tutti. Perché mi guardi così? Ho capito! Le tue scariche elettriche vengono stimolate dalle emozioni! Sei il nostro salvatore! Vieni con me! Ufos imbatte sulla Terra, l'unica traccia al simbolo di un fulmine disegnato su di esso. Chi è questo alieno? Il mio impero è in pericolo! Se tutti scoprissero che sono stato io a impedire la ricostruzione della centrale, rischierei la pelle! Ma non ti preoccupare, padrone! Probabilmente è un cucciolo che ha sbagliato rotta! Ah, zitto te, le tue stupidaggini! Qui c'è qualcosa che non quadra. Vai e trovalo! Ok, padrone! Mamma, ho trovato il nostro salvatore! È lui! Ma no, signori! Vi prego, alzatevi! Io... non so nemmeno come aiutarvi. Lo so io come. Dobbiamo dirigerci subito al laboratorio. Aveva ragione, capo! C'è un certo Spock che proviene da Electron ed è qui per ripristinare l'energia in tutto il mondo! Ah! Lo sapevo! Dobbiamo fermarli! Ma come? Ho sentito... di un laboratorio segreto. Un laboratorio segreto? E dove? Questo non lo so, ma ci andranno a breve. No! Portami da loro, ora! Non vi lascerò mai ripristinare l'energia. Io l'ho distrutta per comandare il mondo! Cosa? Quindi è stato lei? Chi credevi che fosse a mandare in fallimento tutti i vostri tentativi? Io! Chi è diventato re del mondo? Io! Così è sempre stato e così sarà! Spock, arrabbiati! Vai, lo dice alla mammina. Non c'è tempo da perdere. Bene, Spock, ora ti attaccherò questi cavi e subito dopo dovrai arrabbiarti. Arrabbiati! Non ci riesco. Il pensiero dei bulli non mi fa più arrabbiare. Scusate, sono sempre inutile. Spock, so che ce la puoi fare. Io ho sempre creduto in te. Sei una persona... un alieno d'oro. Ti voglio bene! Hai visto, Ozak? Io vinco sempre. Ma devo dire che ci è mancato poco questa volta. Eh? Cosa? No! Così la Terra venne salvata. La gente tornò alle vecchie e buone abitudini e in omaggio a Spock venne costruita una sua statua in ogni capitale di ogni paese del mondo, tanto che la notizia giunse fino al pianeta Electro. Il tiranno scoperto fu arrestato dalla polizia e passò il resto della sua vita in carcere, seppur in buona compagnia. Per quanto riguarda l'alieno, non tornò mai più ad Electro. Sulla Terra non era solo un eroe. Qui aveva trovato quel sentimento che generava in lui la più potente scarica elettrica inimmaginabile. L'amore.